nuovo video. Come avete letto dal titolo, questo sarà un video mukbang stile natalizio. Come potete vedere qui e come potete vedere di qua. Mi scuso, fatemi sapere se vi piace questa location, se si vede bene, che ho avuto problemi col cavalletto, quindi un macello stamattina, non ne parliamo. Qui abbiamo il nostro bellissimo albero stile natalizio. Scusatemi la voce, ma ancora non mi riprendo al 101%. Quindi io mi avvicino un altro pochino, tanto non fa niente che sono un po' tagliata la testa, ma è un mukbang, quindi dobbiamo mangiare. Sono le 7 di mattina e io sto da 13 ore di digiuno. Ieri mi sono allenata, anche oggi andrò in palestra, quindi io inizierei subito perché ho famissima. Inizierei, come vedete dal titolo, questo è in tema anche un po' i dolcini della mia città di Napoli, quindi c'è un misto veramente, perché c'è anche una cosa che non è napoletana, e io inizierei dagli struffoli, eccoli qui, spero che si vedano, ma io già vi ho fatto un close up e tutto. E questi qua sono struffoli con miele e corallini. Io inizierei subito, abbiamo anche il nostro appoggino, quindi iniziamo. Sono buoni? Io spero che si vede, quindi fatemi sapere qual è l'illuminazione com'è. Sono troppo alta, quindi si taglia. Non sono quelli che fa la mia mammina, ma sono buoni. Questi qui li ho preparati io, li ho comprati già così io, e poi li ho decorati io con il miele e tutto, perché ci sono già anche già fatti. Questi qui sono anche artigianali, però non so, granché, cioè sono buoni, però non hanno quella cosa proprio. E questi qui sono cotti al forno, perché si possono fare anche fritti. Buonissimo. Questi capelli oggi non li sopporto, io come sempre registro video quando ho i capelli puliti e sono così, quindi, ma vabbè. Sono molto friabili, quando li ho acquistati pensavo che erano duri, invece no. Questi a Natale da me scendono proprio l'acqua, cioè buoni. Ma il pezzo forte sta qui, però dopo ci arriviamo subito. Molti di loro sugli struffoli, oltre ai corallini, mettono anche i cedri, cioè come si chiamano, sono tipo delle cose, sì, cedri si chiamano, sono zuccherati, però a me non piacciono. No.
Non me la mia voce non ritornerà più. Lo speriamo. Allora, i struffoli sono andati. Io poi dopo qui vi scriverò le calorie complessive di tutto questo ambaradam. Allora, qui ci sono un po' di dolcini. Io inizierei da questo qui che mi ispira tantissimo. È un biscotto alla marena. Cioè, sono proprio tipici questi a Natale, mamma mia. Eccoli qui, sono fatti così. Metto il piatto qui. Io direi di assaggiare. Non mi piace. Oddio, io l'ho preso perché non l'avevo mai provato, però avevo delle aspettative molto alte. Ma la cosa che mi faceva più schifo tra qua e mezzo mi conquisterà il cuore. No. Ma poi non si sa di amarena, non sa di amarena. Zero. Ma l'impasto fuori non è male, però questo qua sopra sembra tipo quelle, come si chiamano, oddio mi sfugge il nome, le sfogliatine, sembra uguale sopra, però no. L'amarena non si sente per nulla, ma proprio zero. E anche questo è andato. Io direi di bere un poco perché era un po', era morbido, ma era anche un po' secco, quindi beviamo. Io passerei a un mustacciolo di questo qua bianco. Speriamo bene. Sì, abbiamo un po' questi dolci natalizi. Molti biscottosi, speziati. Infatti questo qua non l'avevo mai assaggiato, ma sa di cannella. No, questo qua non mi piace per niente proprio. Io, sapete che io schifo la cannella, ma non sapevo che c'era la cannella dentro. No, questo no. Andiamo con queste qui, sono delle sedine di Natale, biscotto ricoperto di cioccolato. Speriamo bene. Oddio. Questo è buonissimo. Spaziale. Buono.
Benissimo. Il telefono a quest'ora. Rieccomi. Mi disturbano sempre quando sto facendo i video, ma vabbè. Allora, mangiamoci anche l'amico. Sono proprio buoni, veramente buoni. Sono sicura. Eppure questo mostacciolo qua farà schifo. Mamma mia. Me li aspettavo molto più buoni. Sì, no. Però il cioccolato non si sente molto, però è buono. Dopo devo bere. I zuccheri stanno facendo effetto. Allora, perché non sembra, ma quel biscottone che ho mangiato prima alla marena, pieno di zucchero. Io adesso voglio assaggiare insieme a voi. Questo è il mio torrone preferito. Non poteva mancare un torrone, cioè, no. Questo qui è quello là bianco, con sotto tipo l'ostia, tipo quello là delle torte. Però questo qua è mille e noci. Mai assaggiato, mai trovato veramente, quindi assaggiato. Mi stavo spezzando un dente, eppure questo qua è quello morbido, infatti vedete? È quello morbido, si sta sciogliendo. Me l'aspettavo molto più dolce, Dio. Buono. Questo vero. Dividerlo, ci vuole un sacco di tempo, cioè. E ha preso quello morbido. Buono. Del dolce. Vedete, su questo che mi aspettavo, che era dolce, 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 non lo è. Buono, si sposa bene noce e miele. Infatti, mia mamma fa una crostata che ci somiglia. Io non l'ho mai assaggiata, però dall'odore ci sono già, perché mia mamma fa tipo una crostata con mele e noci. A me non piace, perché già l'odore mi disgusta, però a molti piace. Veramente buono, buono, buono.
forse non è troppo dolce, perché è come se l'amaro della noce si bilancia bene con il miele, ecco, va bene lo zucchero, quindi soddisfatta proprio, ottimo. No, io intanto guardo l'ora, perché io quando faccio i video mi perdo, infatti sono le 7:20, però c'è ancora tempo. Pensate che dopo devo andare a scuola, quindi ottimo direi, devo andare a scuola e poi io non sopporto più questi capelli e poi mi aspetta una bella allenamento in palestra oggi, quindi devo avere una carica superiore oggi, perché tutti questi zuccheri devono fare effetto, oppure mi fanno l'effetto tipo a dormire, può succedere. Guarda che mi becco. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, perché ho visto facendo tantissimi sondaggi, così voi potete rispondere. Quindi mi raccomando, vi lascio il mio Instagram qui e come sempre lo trovate sempre giù nell'info box. Ma io sono svago scema. Non ho preso un tovagliolo, ma 1, 2, 3. Ottimo. Ok. Devo decidere le mani. No, devo dire che era veramente buono, 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 buono. Penso che oggi, sì, da lunedì, oggi è mercoledì, sto bevendo davvero tanto, 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 tanto. Oggi secondo me finirò i litri d'acqua in un secondo. Ok, andiamo con il penultimo, che sono questi qua, invece sono pugliesi, sono dei taralli zuccherati. Questo qui l'abbiamo provato insieme anche in un vlog e questi qua sono i miei preferiti, quindi appena l'ho visti, venite con me. Subito. Sono buoni, questi sono i miei taralli preferiti. Non c'è nulla da dire. Adesso ci tocca l'ultimo fratello, che secondo me farà schifo come l'altro. C'è, ma già l'odore, c'è, no. Questo qua, questo, in questo momento è diventato un video non mukbang, non vale più come mukbang, ma vale come video assaggi. Ok, no raga, veramente questi due passate, ma fanno schifo, cioè proprio,
Questo è un po' meglio. Ma quell'altro la faceva proprio schifo. Ma perché questo è cioccolato fondente? Ora questo qua, questo è un altro mio piccolo difetto, l'ho già uscito in questo video, quando le cose non mi piacciono, non riesco a morderle proprio, ma devo fare in piccoli pezzi, quindi non mi fa impazzire. Vediamo questo altro pezzo poi. Cioè, sono proprio, allora questo bianco è proprio speziato tantissimo, ma guardate questi capelli come stanno diventando, cioè io sto male. Quello bianco era speziato tantissimo, cioè no. Questo qua, quindi, però, ci mangiamo questi due pezzettini e questo qui lo lasciamo perché. Dopo urgentemente mi devo andare a lavare le mani, cioè stanno tutte attaccate da poco, si incollano così. Vedevo i libri di restare aggiornati sul canale, di iscrivervi e attaccare e attivare la campanella, perché ogni venerdì o mercoledì, questi sono i due giorni, anzi vi dico già che settimana prossima, mercoledì e venerdì, usciranno due video bomba, quindi mi raccomando, attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei video, perché se non lo fate siete cattivi tutti. E mi raccomando di iscrivervi, e anche se questo video vi è piaciuto mettere un pollice in su, veramente mettete un pollice in su. E nulla, quindi io di questo mukbang ho lasciato solo questi due, però lo so che voi mi amate, quindi non direte niente. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono divertita, ho fatto colazione insieme a voi, una mega colazione, un po' anormale, ma non fa niente, mi conoscete. Io vi lascio un grandissimo bacio. Ciao!